Siamo qui con Sua Eminenza Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. Eminenza, oggi chi sono i santi? I santi sono dei cristiani che hanno corrisposto con grande umiltà alla chiamata che tutti noi abbiamo. C'è una vocazione universale alla santità che ci riguarda tutti. E noi ritroviamo anche in quella frase molto ripetuta e anche bella oltretutto, usata da Francesco nella Gaudete et Exultate, la santità della porta accanto. Tuttavia esiste c'è anche una santità che noi diciamo canonizzabile o canonizzata, nel senso che un cristiano, un battezzato, una battezzata, un laico, una religiosa, sono stato l'altro giorno ad Astorga in Spagna, erano tre laiche, tre crocerossine che sono state martirizzate, e che tuttavia per la loro testimonianza vale la pena che siano riproposte queste persone, questi cristiani, cristiane, siano riproposte a tutta la Chiesa. Per un modello forte, incisivo, in modo tale da poter essere di incoraggiamento a tutti quanti gli altri, per poter appunto corrispondere a quella chiamata che però, torno a dire, è universale. I santi non sono dei superuomini. Ecco, noi abbiamo la frase di Tertulliano che dice: cristiani non si nasce ma si diventa. Ancor più santi non si nasce. Forse abbiamo avuto una certa agiografia che dava a pensare tutto questo, quasi che fossero delle persone eccezionali. Sono delle persone normali come tutti noi, i santi. Soltanto che accade qualcosa nella vita nella quale poi tu dici: io vado avanti, io mi inoltro in questo sentiero. Lei è qui a Rieti per celebrare il venerabile Massimo Rinaldi. Beh, la parola venerabile significa che può essere venerato. Nel momento in cui si fa il cosiddetto processo, ma significa un procedimento per verificare quello che viene testimoniato dalla gente. Questo è un fatto molto importante. Ecco, potrei anche dire paradossalmente che i santi non li fa la Chiesa, autorità gerarchica, ma i santi vengono dalla testimonianza dei fedeli. Il punto di partenza è una Chiesa che riconosce in una figura un suo particolare modello. In questa fase iniziale c'è anche un momento in cui si esamina che non ci sia il culto, cioè, perché poi diventa sempre un qualcosa di molto imbarazzante. A volte i limiti tra la notorietà e la santità, la fama di santità, a volte i confini non sono ben precisi. E allora nel processo si esamina se che non ci sia un culto, in modo tale da rispettare anche quelle che sono le indicazioni della Chiesa. Però una volta che viene proclamato venerabile, si incoraggia la venerazione. Anche perché il venerabile deve essere invocato, perché il passaggio successivo è il miracolo. Diremmo il miracolo, un santo sì, rimane nella potenza del Signore, però bisogna invocarlo. No? Nel miracolo non c'è soltanto la inspiegabilità di un evento organico, di un qualcosa che è possibile miracolo, ma c'è anche l'esame di un certo rapporto quasi di causa ed effetto tra una invocazione. No? Oggi, per esempio, sono stato 15 giorni fa a Latina per una circostanza in cui l'oggetto di venerazione era un beato, Carlo Acutis. Ora, per essere canonizzato, la Chiesa attende anche un'ulteriore prova da parte del Signore,
E proprio mentre ero lì mi hanno avvertito che c'era una persona, una signora, che aveva avuto un tumore che era chiarissimo nella TAC, eccetera. Nel momento in cui ha rifatto per vedere il grado la situazione grave o meno, era tutto scomparso. Questa persona aveva invocato Carlo Acutis. Mi hanno detto anche che il medico, un po' incredulo, ha detto: qui lo facciamolo un'altra volta l'esame, perché non ci credeva. Adesso non so se sia stato già o meno presentato, ma il miracolo avviene se c'è un'invocazione. Cioè il fedele dice: io ho invocato l'intercessione di questa santa, di questo santo, e è avvenuto questo evento. Abbiamo parlato di gente, di popolo, di fedeli. Lei ha detto una frase: serve un nuovo stile per ascoltare la gente. Parliamo di ascolto. E c'è una frase che Papa Francesco ripete spesso, è il sensus fidei. Il sensus fidei è una sorta di istinto che guida la Chiesa, guida i fedeli, guidati dallo Spirito, ma è un certo istinto che orienta i fedeli a riconoscere la verità, la bellezza, la bontà, la santità dove davvero si trova. E questo è in qualche maniera convalidato da una consonanza, da un'armonia, da un trovarsi insieme dello stesso parere, della stessa opinione. E allora c'è questo concordare, questo essere unanimi, questo avere lo stesso animo, lo stesso cuore nel riconoscere qualche cosa. Ora, questi sono fenomeni che accadono nella Chiesa e a volte sembra quasi anche a noi che si debba andare alla ricerca di un qualcosa di straordinario, ma la bontà, la bellezza, la verità si diffondono da sole. Da dove ci sono si fanno riconoscere, e i credenti, i fedeli la sanno riconoscere. Senta, per concludere, così la lascio alla celebrazione, siamo diventati migliori o peggiori con la pandemia? O uguali? Noi siamo molto più perplessi, molto più scoraggiati e anche in difficoltà nel guardare il futuro. Siamo diventati un po' troppo miopi, abbiamo bisogno in qualche maniera di maturare un po'. Quando ci si invecchia, un miope comincia a diventare presbite, e abbiamo bisogno di una maturazione per sapere guardare lontano. Io ho una convinzione che ho maturata negli ultimi mesi di episcopato ad Albano. Dico gli ultimi perché io non sapevo che erano gli ultimi mesi. È quello che io chiamo il mio testamento spirituale, pastorale a questa Chiesa, ha una parola, la parola cura, che non ha niente a che fare con Battiato, anche se non ha detto delle cose stolte su quella canzone che ha chiamato La cura, no? Oggi io non vorrei essere blasfemo o altro, eccetera, ma così, parlando per paradossi, io dico che oggi con questa situazione non possiamo ricominciare col catechismo, ma dobbiamo ricominciare dalla vicinanza, dal prenderci cura delle persone. Io ho alcuni casi nella diocesi, alcuni casi, dico l'ultimo perché l'ho battezzato nella notte di Pasqua, ed è accaduto un cammino di maturazione proprio durante il Covid. E questo è un giovane di 37 anni, è un muratore. È accaduto qualcosa nella chiesa, c'era bisogno di fare dei lavori di muratura. E dopo 15 giorni questo signore è andato dal parroco e gli ha detto: guardi, io non sono battezzato. Non so neanche se ho l'età per essere battezzato, pensava chissà che cosa, ha detto, espresso in questa maniera. Ma vedendo quello che voi state facendo nella Caritas, mi piacerebbe fare come voi. E di questi casi ce ne sono più di uno nelle nostre parrocchie. Cioè, voglio dire che quando sono stato a Pompei, e concludo, per la supplica, io sono meridionale, io non sono del centro Italia, per cui per me la Madonna di Pompei
la supplica, sono momenti che riguardano la mia infanzia, la mia vita cristiana, eccetera. E ho citato il Beato Bartolo Longo, il fondatore di Pompei, il quale è un convertito. E nella sua biografia egli ha dichiarato questo, quando si è convertito come cominciare, e si è rivolto ad un beato, Ludovico da Casoria, o santo adesso non vorrei sbagliare, fra Ludovico da Casoria, e gli ha chiesto che cosa devo fare. E Ludovico da Casoria gli ha detto, c'è un ospedale, l'ospedale degli incurabili, vai lì e cura le persone che nessuno vuole curare. E gli ha detto, se incontri qualcuno, non dirgli subito vatti a confessare, se trovi qualcuno che dice voglio diventare un buon cristiano, non dirgli vatti a confessare, ma se ha bisogno di mangiare, dagli da mangiare, se ha bisogno di medicine, dagli le medicine. Bartolo Longo è stato 2 o 3 anni nell'ospedale degli incurabili di Napoli e poi è diventato quello che è diventato. Grazie per il suo tempo, Eminenza, grazie.